Prego, assessore. Bene, buonasera. Allora, io partirei da una riflessione che è arrivata dalla consigliera Mantovani quando, parlando un po' della situazione della città, diceva che la città è una città abitivamente ai minimi termini. Questa è una riflessione che abbiamo fatto chiaramente nel pensare alla tassa di soggiorno, perché ci siamo resi conto che questa situazione ai minimi termini è una situazione che perdura nel tempo e con le forze economiche della nostra città in questi anni non si è riusciti, e tantomeno ora in situazione di difficoltà economica riusciremo a far ben fronte. Per cui il discorso della tassa di soggiorno diventa una sorta di volano che ci consentirà di tentare di renderla visivamente diversa da quella che è attualmente. Quindi questa è una delle motivazioni per cui abbiamo proposto e proponiamo la tassa di soggiorno. Per non cercare di perdere tempo, con questo emendamento chiediamo che vengano eliminati i punti F e G dell'articolo 6, vale a dire i dipendenti pubblici, inclusi gli appartenenti alle forze armate e corpi di polizia che pernottano per ragioni di servizio, e su questo anche nella riunione di poco fa mi sembra che ci fosse comunque una certa condivisione, e il punto G, i pernottamenti che a qualunque titolo avvengono gratuitamente nella struttura ricettiva. Penso che non ci siano, sono curioso di poter discutere, quindi delle gratuità, ripeto, non vedo poveri cristi che vengono ospitati al Barchetta, prego, te lo vedi un barbone, cioè, scusa per barbone, il senza tetto un po', no, da giorni che non si lava, venga qui al Plinius, se c'è ancora, non lo so, lo vedi, sarebbe bello, ma non succede, quindi non è che non è che ti dai 2,50 euro per il po', no. C'è quello della ultra class top, ah prego, l'abbiamo invitata, e c'è anche la frutta fresca nell'albergo. Ecco, bene, capito? Sono quelli lì che non la pagano. Tutti, un po' mi spiace perché hai scritto quello che avrei voluto scrivere io, complimenti, lo condivido e l'ho totalmente difeso. Grazie. Dovrebbero essere differenziazioni rispetto anche a chiunque sia non pubblico, quindi privato. Penso che sia un errore palese, insomma, magari si è innescato all'interno delle scelte dei meccanismi che volevano essere positivi, ma che sicuramente sono, no, al modo di vedere in maniera più obiettiva, sicuramente un fatto negativo. Però volevo aggiungere che purtroppo io partecipo stasera volentieri alla discussione per quello che ci è consentito nel suo insieme. Però la mia posizione rimane comunque rigida rispetto ad alcune motivazioni. Cioè, noi possiamo parlare anche del sesso degli angeli stasera, possiamo decidere di fare qualsiasi emendamento, ma sono tutti emendamenti che a mio parere non hanno di base una strategia condivisa, non abbiamo sentito un assessore che ci sia in grado di dirci quali sono gli obiettivi che ci si pone attraverso questa tassa. Anzi, ribadisco purtroppo che nonostante tutto, anche a sentire l'intervento dell'assessore precedente, Cavadini, sostanzialmente ancora una volta lui ha parlato solo come se il problema fosse una tassa, e come tale questi soldi ci permetteranno di prenderci papà come più bella. Questo è il dilemma. Invece io ritengo che, soprattutto l'assessore al turismo, ci sarebbe voluto un'idea, una motivazione che ci permetteva comunque di pensare che da qua a 5 anni la strategia sarebbe stata una individuata, due o tre, e che qualsiasi emendamento o qualsiasi scelta della giunta dovesse andare comunque incontro a quella strategia, a quel punto d'arrivo. La questione di equità, io ritengo che in un regolamento non bisogna, anche se è una questione di giro, nel senso che i pubblici dipendenti, ma ci sono, io mi riferivo in commissione ad esempio, nel momento in cui ci sono gli esami di Stato per quanto riguarda la scuola, professori che percepiscono una missione, quindi non si riesce a capire come si fa a dire ai privati che loro devono pagare la tassa di soggiorno e altri no. Così come avevo sostenuto in commissione, la Mantovani mi ha preceduto, che diventa difficile
se si mette il fatto che si può esentare, l'operatore può esentare parenti, amici e così via, come si fa a fare un controllo di quel tipo? Io ritengo che questo emendamento è corretto, nel senso che comunque per quanto riguarda il regolamento si dà la possibilità a tutti di fare, di un regolamento un Vangelo, nel senso che non si sono fatti né figli e né figliastri. Per queste motivazioni, non per dissenso con altri colleghi della maggioranza, io e il collega Nessi voteremo a favore di questo emendamento. Grazie. Consigliere Ceruti. Votazione chiusa. Presenti 28, contrari 17, favorevoli 11, l'emendamento respinto. Un po' generale sulla delibera. Io vorrei chiedere al consigliere Selis se ha chiesto a Federalberghi se il grado o categoria era giusto cambiarlo. Federalberghi, che fra l'altro sappiamo perfettamente che è contraria alla tassa di soggiorno. Io direi che questa sera ero intenzionato a partecipare al discorso per vedere di migliorare questo regolamento e avevo una forte intenzione di votare a favore. Dopo quello che è successo su questo primo emendamento su cui abbiamo discusso e dopo gli interventi dei due assessori, ho completamente cambiato opinione. Il discorso su questo emendamento mi ha stupito veramente sul livello che ha raggiunto la dialettica in quest'Aula, sul livello di mancanza di dialogo totale, di mancanza di recepimento di considerazioni che io ritengo assolutamente giuste. Sul discorso fatto dall'assessore Cavadini, io sono molto preoccupato perché penso che il primo intervento che verrà fatto saranno le scale mobili alla stazione ferroviaria delle Ferrovie dello Stato. Se noi dobbiamo sostituirci alle Ferrovie dello Stato, dobbiamo ricevere le indicazioni da Federalberghi, mi spiace, ma a questo punto noi penso che abbandoneremo l'Aula e non parteciperemo più alla discussione su questo regolamento. Grazie. Grazie. Consigliere Scopelliti. Sì, grazie Presidente. Ma devo dire che visto anche l'emendamento che in questo momento è stato presentato e visto che comunque il grado ritengo di poter intervenire su alcuni argomenti è proprio quello di cambiare una parola e l'importanza della serata soprattutto su un regolamento così importante per la nostra città e soprattutto anche per il futuro. Qualcuno ha detto sostanzialmente che non è importante questo regolamento per il futuro di questa città. Io penso che invece stasera, come per altre cose, ci giochiamo una fetta di turismo, ci giochiamo una fetta di futuro che non è solamente per noi, sulla partita importante quale può essere il turismo. E io penso che siano pochi in grado di capire che questa è una città che dovrebbe avere una vocazione turistica strettissima e che invece, a sentir parlare tutti, quelli che ci hanno preceduto dai banchi della maggioranza e soprattutto dalla Giunta e chi è ancora molto peggio, sostanzialmente dobbiamo dedurre che di turismo e di futuro di questa città veramente siamo all'anno zero. E non sono il tipo... Consigliere Scopelliti, però siamo sull'emendamento numero 1. Sto parlando dell'emendamento, Presidente, e non sono il tipo che, io ricordo sempre una frase famosa di Ferruccio Ferri, mi viene in mente in questo momento, che dice... La delibera intera, non del singolo emendamento. Andare a valutare una tassa, una nuova tassa, senza avere a disposizione una destinazione d'uso, un'ottica di... ma semplicemente andandolo a finalizzare come destinazione far cassa, non lo reputiamo intelligente. Gli emendamenti presentati riguardavano delle categorie sociali che non sono state prese in considerazione nella stesura delle esenzioni da parte della Giunta.
si cerca collaborazione. Anche il nostro punto di vista è sempre stato quello di portare delle buone idee. All'interno di questo consiglio si cerca di collaborare, di avere punti di vista in comune, di avere un obiettivo per la città. Si cerca la collaborazione, ma anche oggi il consigliere di maggioranza ha dato la spallata a questo metodo. Forse non ha voluto prescindere da questa cosa, ma ha spiegato quale tipo di amministrazione si aspetta da questo consiglio. Cosa vuole da questo consiglio? Obbedienza. Era stata portata un emendamento intelligente, un emendamento che condiviso seriamente da tutti, da subito, eppure non è stato accettato. Si accettano collaborazioni all'interno di alcuni emendamenti perché sono buchi palesi nella stesura di una delibera, troppo evidenti da essere nascosti. Ritengo che come gruppo consigliare ritiriamo la firma dagli emendamenti condivisi. L'obiettivo era condiviso, ma con questi metodi no. Ci ritiriamo anche noi dalla discussione. Abbiamo la votazione sull'emendamento numero 1.